Quella che ti racconto oggi è una storia vera. Ovviamente persone sono state modificate per questioni di privacy, ma la storia descrive un fatto realmente accaduto e testimoniato da alcuni medici di un famoso pronto soccorso nel milanese. Da questa storia imparerai tantissimo, soprattutto quanto può essere pericoloso il fai da te, quanto prendere i farmaci senza supervisione medica può portare a degli effetti collaterali estremamente negativi. Alma Fisio. Curare, non trattare. Giovanni in generale è una persona sportiva, un amante della corsa. In genere esce a correre 3-4 volte alla settimana. Negli ultimi mesi, e in particolar modo nelle ultime settimane, però, ha iniziato a sentire dei dolori e dei disturbi sempre maggiori. Forse starò invecchiando, che ci posso fare? Ha pensato. Ma il dolore alle gambe ha iniziato ad aumentare sempre di più. Finché un giorno, improvvisamente, proprio mentre era per strada correndo, una fitta così forte gli ha impedito di tornare a casa e ha dovuto chiedere aiuto a un passante perché lo accompagnasse vicino a casa. Fin da bambino, l'ibuprofene è sempre stato il suo medicinale di riferimento, ogni volta che aveva febbre o dolori o anche stanchezza. Caso vuole che proprio quel giorno, tornando a casa stanco, preoccupato e pieno di dolore, aprendo il cassetto Giovanni trova un flacone pieno di ibuprofene, comprato qualche mese prima negli Stati Uniti, quando era andato a Miami a trovare un amico. Chiaramente, per una cura efficace, devo finire l'intero flacone, pensò Giovanni, proprio come il medico mi indica quando prendo gli antibiotici. Giovanni però è inconsapevole che negli Stati Uniti ci sono dei flaconi di ibuprofene che possono contenere fino a 1000 pastiglie. Guardò le indicazioni nell'etichetta e decide di prendere 6 pastiglie al giorno, a intervalli di 4 ore. Per sicurezza però, come era sua buona abitudine, facciamo una pastiglia in più, così da stare tranquilli. L'ibuprofene ha funzionato bene e dopo qualche giorno già stava molto meglio. Un po' annoiato e scocciato di dover prendere però queste pastiglie ogni 4 ore, decise di farla finita di tagliare la testa al toro e di prenderne 7 tutte insieme una volta al giorno. Se non fosse che un giorno, dopo una giornata a lavoro pesante e dopo un'uscita a correre un po' più intensa del solito, ritornò a sentire quei fastidi alle gambe che tanto lo avevano fatto preoccupare e decise di prendere altre 7 pastiglie, dimenticandosi però di averne già prese 7 la mattina, 7 a pranzo e 7 prima della corsa. Alla fine della giornata aveva preso 28 pastiglie di ibuprofene. Mentre deglutiva, mentre le mandava giù, sentì che qualcosa andava storto. Sentì che si era bloccato qualcosa proprio nella bocca dello stomaco. Da buon sportivo però pensò, perché preoccuparsi? È un altro dei tanti disturbi. Vedrai che anche questo passerà da solo. E così andò a coricarsi a letto. Fu proprio quella notte, esattamente alle 3:25 del mattino, che Giovanni si svegliò di soprassalto con un forte dolore in mezzo al petto. Proprio sotto il petto provava una sensazione terribile, come se un oggetto gli si fosse conficcato dentro e stesse ritorcendosi dentro di lui. Non era sicuro che fosse bruciore di stomaco, ma per fortuna, alzandosi in piedi e andando a bere un bel bicchiere d'acqua, la cosa rientrò lentamente. Il mattino dopo, però, nel dubbio, decise che per quel bruciore di stomaco fosse necessario qualche pastiglia in più di ibuprofene. Senza rendersene conto, nel giro di poche settimane aveva assunto 545 pastiglie di questo antinfiammatorio non steroideo che puoi trovare in tutti i supermercati e nelle parafarmacie di ogni città. Ad un tratto notò che faceva sempre più fatica a deglutire. Sentiva che c'era qualcosa di strano nello stomaco, ma non riusciva a capire cosa. Le sue feci erano sempre più scure e avevano una consistenza come l'asfalto. Continuava a avere dei regurgiti, dei rutti, e il suo stomaco faceva sempre più male. Ruttava, regurgitava, aveva costante dolore di stomaco e in bocca la sensazione di qualche cosa di metallico. In aggiunta, negli ultimi giorni, aveva notato che ogni volta che andava in bagno faceva sempre meno pipì. Il volume delle sue urine, piano piano, era sempre diminuito. Si sentiva stanco, spossato, come se avesse l'influenza. Ma quando si era provato la febbre con il termometro, tutto sembrava normale. In uno dei tanti viaggi tra letto e bagno, senza capire se avesse bisogno di andare in bagno o vomitare, si guarda allo specchio e vede che c'è qualcosa di strano.
Improvvisamente un colpo di tosse un po' più forte fa uscire dalla sua bocca del sangue chiaro, del sangue vivo. Immediatamente preoccupato, Giovanni decide di andare al pronto soccorso. All'ingresso al pronto soccorso i medici non riescono a capire esattamente che cosa sta succedendo, anche perché non comunica la quantità di ibuprofene che ha assunto nelle ultime settimane. La sua pelle è molto pallida e soffre di tachicardia. Tachi, che significa veloce, e cardia, battito del cuore. Ha un battito del cuore accelerato. Ma oltre a questo, i medici diagnosticano un'ipotensione ortostatica. Ipo, poca tensione, ortostatica, orto in piedi. Giovanni ha una pressione sanguigna troppo bassa quando va in piedi, che giustifica ovviamente il fatto che gli gira la testa ogni volta che cerca di alzarsi. Come mai stava succedendo questo? Perché il suo corpo stava reagendo così? Quando i medici scoprirono da Giovanni che le sue feci sembravano asfalto, capirono che quel segno era il fatto che c'era del sangue all'interno delle sue feci, indicazione di un sanguinamento del tratto gastrointestinale. Perdeva sangue all'interno del tratto intestinale, che veniva digerito ed espulso attraverso le feci. E questa perdita di sangue portava il suo cuore a battere più forte, proprio perché ce n'era troppo poco in circolo e questa mancanza aveva portato a una caduta della pressione sanguigna. Che cosa era successo allora esattamente a Giovanni? Devi sapere che ogni volta che prendi un farmaco, questo è rivestito da una capsula che permette allo stesso di scivolare dentro il tuo stomaco ed essere digerito per poi essere assimilato all'interno del tuo circolo sanguigno. Nelle etichette però è sempre indicato di assumere i farmaci o con un bicchiere d'acqua o durante i pasti, proprio per facilità nella digestione. Giovanni però aveva assunto tutte le 7 pillole insieme e sentito qualcosa di strano che si era bloccato nella bocca dello stomaco. Questo non dovrebbe essere un grosso problema, perché normalmente abbiamo una muscolatura liscia all'interno dello stomaco che si contrae e facilita lo spostamento di quello che ingeriamo. Bere un bicchiere d'acqua o mangiare può accelerare questa peristalsi. Ma Giovanni, invece di mangiare qualcosa o bere, era andato subito a coricarsi. Le compresse che aveva ingoiato quella notte si sono attaccate alla mucosa esofagea e sono rimaste lì in contatto con essa per un tempo troppo prolungato. Le conseguenze possono essere negative, ma questo è solo l'inizio dei problemi. L'ibuprofene, infatti, è un farmaco antinfiammatorio non steroideo. Spesso, nella credenza comune, steroideo è associato alle persone che fanno bodybuilding e prendono steroidi. In realtà, i farmaci steroidei, come il cortisone, sono dei potentissimi antinfiammatori che agiscono, però, a livello ormonale. E il sistema ormonale è così intelligente da avere un circuito che si autoregola. Questi meccanismi di feedback naturali limitano l'influenza degli ormoni steroidei e permettono il mantenimento dell'equilibrio nel corpo. Ma l'ibuprofene non è un farmaco steroideo e non ha un sistema di controllo per evitarne gli eccessi. Da una parte questo, ovviamente, a dosi terapeutiche, è un vantaggio. Ma se le dosi sono eccessive, se le dosi sono tossiche, le conseguenze sono estremamente negative. Quando i medici finalmente hanno fatto una gastroscopia, ovvero hanno infilato una telecamera all'interno della gola di Giovanni per capire cosa stesse succedendo al suo stomaco, hanno potuto finalmente constatare che c'erano diverse ulcere nello stomaco che stavano sanguinando. Hanno trovato finalmente la causa della perdita di sangue, che giustificava la cacca tanto dura e quel colore così scuro, che giustificava la tachicardia e l'ipotensione ortostatica. Ma come mai Giovanni continuava a sanguinare? La spiegazione è proprio dietro alla funzionalità dell'ibuprofene. L'ibuprofene, infatti, agisce su un particolare enzima chiamato COX, ciclo ossigenasi. Questo enzima è alla base dell'infiammazione, della reazione di riparazione quando subiamo un danno. Quando ti fai male, quando hai un taglio sulla pelle o hai un'ulcera all'interno dello stomaco e perdi sangue, la ciclossigenasi attiva una sostanza chiamata prostaglandina, che promuove l'infiammazione, che mette in moto il sistema immunitario di difesa e che porta a una restrizione dei vasi sanguigni. Questo effetto, nei casi di infiammazione cronica, nei casi di febbre eccessiva, vuole essere limitato. Infatti, in una persona che ha tanti disturbi, tanti dolori o tanta infiammazione cronica, l'ibuprofene come l'aspirina possono aiutare a abbassare l'infiammazione. Ma nel caso di Giovanni, in cui c'era presente un sanguinamento attivo all'interno dello stomaco, l'ibuprofene, con i suoi effetti inibitori sulla ciclossigenase, impedendo alle prostaglandine di essere attivate e formate,
limitava la capacità del suo organismo di creare una barriera, di fermare l'emorragia, di attivare le piastrine perché potessero finalmente coagularsi e non permettere al sangue di uscire. I medici per fortuna riuscirono immediatamente a cauterizzare le ulcere, cioè applicare una scottatura alle stesse per portare a una cicatrizzazione immediata. Ma i problemi non erano ancora finiti. Come mai Giovanni non riusciva ad andare in bagno? Come mai il volume della sua pipì era ridotto sempre di più? Le prostaglandine, oltre ad attivare il processo infiammatorio e di riparazione, hanno un'altra funzione. Aprono i vasi sanguigni che portano il sangue ai reni. Prendere l'ibuprofene, che inibisce le prostaglandine, riduce l'afflusso sanguigno ai reni, che non ricevono più l'acqua e non riescono più ad espellere pipì. Giovanni non riusciva a fare più la pipì e i suoi reni non ricevevano più abbastanza ossigeno, portando il tessuto degli stessi a una lenta ma inesorabile necrosi. Tu in questo momento adesso ti starai chiedendo: e io che prendo la cardioaspirina tutti i giorni? E a me che il medico mi ha consigliato di prendere l'aspirinetta ogni giorno? Posso andare incontro agli stessi problemi? No, per fortuna no, perché la quantità di principio attivo all'interno di questa pastiglietta è di circa il 25% di una sola pastiglia che stava prendendo Giovanni. È la dose che crea il veleno. Ma in questo caso c'è anche l'elemento del tempo, perché Giovanni stava prendendo questa dose continuativamente durante il giorno e per diverse settimane, non permettendo mai alle sue prostaglandine di poter essere attivate, continuandole a tenerle fuori uso per l'effetto dell'ibuprofene che ingeriva frequentemente. Ogni farmaco infatti ha un emivita, ovvero un tempo specifico in cui l'organismo ha la capacità di eliminarlo. L'emivita dell'ibuprofene, ovvero la capacità del tuo organismo di ridurre alla metà il suo principio attivo, è di circa 2 ore. Se però si prende una pastiglia ogni 2-3 ore, allora si mantiene costante il suo effetto. Per un giorno può andare bene, per 2 giorni può andare bene, ma se lo fai per diverse settimane, allora questa storia ti spiega esattamente a cosa puoi andare incontro. E questo, come hai capito, è il rischio principale dei farmaci da banco, del fai da te. Se presi nelle giuste dosi, nelle giuste quantità, nelle giuste tempistiche, possono aiutare tantissime persone. Come abbiamo già spiegato in un altro video dedicato all'aspirina, che puoi approfondire cliccando qui in alto. Ma quando uno fa il fai da te, quando uno sbaglia, quando uno interpreta male l'indicazione e prende dei farmaci in eccesso, le conseguenze possono essere molto molto più serie di quelli che sono i potenziali benefici. L'ibuprofene in eccesso ha creato le ulcere e le ferite nell'esofago e nello stomaco di Giovanni, la perdita di sangue continua ha portato il cuore a diventare instabile e la restrizione dei vasi sanguigni a livello dei reni ha portato a una degenerazione degli stessi con il rischio di perderli completamente. Per fortuna per Giovanni le cose si sono concluse positivamente, un'iniezione di liquidi esterni ha aiutato il rene a tornare a funzionare ed è stato dimesso dopo aver fatto una lunga e abbondante pipì. Non sappiamo se la funzionalità del rene sia ritornata esattamente come prima, perché non abbiamo dei dati concreti su quanto filtrassero i suoi reni prima che prendesse tutte queste pastiglie. Senza dubbio questa storia, che è un caso clinico descritto in un pronto soccorso ed è una situazione specifica, può però descrivere chiaramente le conseguenze del fai da te e il fatto che oggi sempre più persone prendano farmaci da banco in farmacia, in parafarmacia o nei supermercati, che sembrano essere dei farmaci innocui e tranquilli, ma possono avere un potenziale molto molto elevato. Oggi le statistiche ci dicono che il consumo di questi farmaci antinfiammatori non steroidei è sempre maggiore e spesso molte persone vanno da diversi medici che prescrivono farmaci diversi, ma il paziente non lo indica al medico, andando poi a sommare il farmaco del primo medico con quello del secondo e con quello del terzo, finendo spesso in situazioni molto simili a quelle di Giovanni. Io prima di andare via ringrazio i miei collaboratori che mi hanno portato a conoscenza di questa storia. Nel link qui sotto in descrizione troverai anche le referenze scientifiche di questi casi clinici descritti in letteratura, che possono essere un monito per tutti per imparare a capire che la dose fa il veleno, che anche un farmaco che può funzionare, che può aiutarti nella tua salute, se preso in eccesso può diventare un'arma letale. E prima di andare via ringrazio tutti i miei abbonati che ogni mese mi sostengono con un piccolo contributo e se anche tu vuoi farlo puoi cliccare qui sotto sul pulsante abbonati. Per oggi è tutto, ciao e grazie.